scuola, invece hanno subito, diciamo, il contraccolpo della crisi sia a livello occupazionale sia a livello di chiusura di imprese, eccetera, molto più forte. Abbiamo parlato della crisi, c'è una città che deve raccogliere la sfida della trasformazione, perché qui tra studenti, tra immigrati, tra turisti, la città ha una sua originalità. Ma sicuramente quello che aiuta Pisa, che deve aiutare Pisa a uscire da questa situazione, sono tutti i suoi valori specifici, perché la presenza dell'università, dei poli di ricerca, una presenza proprio di umana, di competenze che vengono dall'Italia, da tutto il mondo, deve dare quel qualcosa in più, insomma. L'ha detto anche il sindaco oggi nella presentazione, parlando delle capacità progettuali, della capacità di guardare più avanti, insomma. Certo è che questo difficile e complicato, e noi come associazione viviamo anche la difficoltà di trasferire questi valori sul sistema economico, che essendo caratterizzato poi da una microimpresa molto frammentata, diciamo, ha grosse difficoltà, diciamo, a recepire queste innovazioni, questa possibilità di sviluppo, e ci vuole sicuramente uno sforzo delle politiche ad hoc, perché altrimenti noi rischiamo di avere una testa, diciamo, che va molto lontano dal corpo, diciamo, che rimane e se la porta via la crisi. Anche perché in questo momento, appunto, di crisi, la tendenza è quella di arroccarsi, di isolarsi, mentre invece probabilmente c'è bisogno, ovviamente, come si usa dire in questi momenti, fare sistema con le istituzioni, con le imprese più grandi, fare sistema con le infrastrutture, per i trasporti, insomma, questo è un po' il problema. Assolutamente, la paura paralizza, mentre invece questo è un momento in cui è indispensabile per le imprese cercare di pensare in maniera diversa, pensare di fare qualcosa di nuovo, pensare di fare qualcosa in modo nuovo, e ovviamente non aiuta, diciamo, fare tutto questo una restrizione del credito, una difficoltà nella discussione dei pagamenti, il patto di stabilità, insomma tutta una serie di fattori al contorno che tolgono, diciamo, quella serenità e quella lucidità di imprese di cui avrebbero bisogno ancora di più in questo momento, perché se si guarda al domani si muore, bisogna guardare al dopo domani.